Tutto pronto alla porto di Ortona per il secondo sbarco di migranti, questa volta in numero decisamente maggiore rispetto allo sbarco dell'Aitamari dello scorso 25 febbraio. Sono infatti 161 gli immigrati a bordo della Life Support di Emergency provenienti da svariati paesi africani. A tal proposito è previsto un secondo polo logistico, come spiega il TG8, il sindaco di Ortona, Leo Castiglione. Abbiamo previsto insieme con il coordinamento della prefettura e della capitaneria di porto, insieme alla Croce Rossa, tutti gli enti che sono interessati a predisporre al meglio questa accoglienza che questa volta, ripeto, ha delle dimensioni, un quantitativo maggiore, molto superiore a quello precedente, quindi occorrerà anche un'organizzazione diversa perché ci saranno dei tempi più lunghi e per questo stiamo prevedendo due location per l'accoglienza, quindi un primo controllo, quello sanitario, una prima identificazione in banchina proprio allo sbarco e poi trasferire tutti i migranti al palazzetto dello sport di Villa Caldari, dove invece lì ci saranno tutte le altre operazioni, comprese quella di identificazione della questura. Sono molti minori, vero? Sì, molti minori, ci sono delle donne incinte, ci sono minori accompagnati e minori non accompagnati, insomma una situazione tragica come sempre, perché purtroppo dobbiamo essere pronti anche ad eventuali criticità sanitarie e per questo abbiamo predisposto il servizio della Croce Rossa, dell'USMAF, insomma tutti saremo pronti a cercare di gestire al meglio questa accoglienza.